City Report. E voilà, nuova puntata di City Report, la morte è lì. Ma Hermes, noi ci crediamo a queste cose? Assolutamente no, siamo qui apposta per vedere cosa succede. E allora andiamo, cominciamo questa nuova esplorazione da Via dei Platani. City Report. Cari amici, nuova esplorazione di City Report, sempre città metropolitana, dove vi portiamo oggi. Voilà! Un altro bel palazzone abbandonato, vedete la natura qua ha ripreso il suo corso, un due piani, anche bello grande direi. Vabbè, bando alle ciance, partiamo con questa nuova esplorazione. E voilà, ecco cosa andiamo a esplorare oggi. E mi sa che l'ingresso non è tanto difficile. No, assolutamente. Ecco qua il nostro Hermes. Vai, okay. Entriamo subito allora, va? Ok, quindi facciamo vedere che noi sì. Non forziamo niente, no? Non sfondiamo sì. Né nulla. Che chiameranno i carabinieri sicuro. Esatto. Perché abbiamo sfondato niente. La foresta vergine amazzonica. Eccoci qua. Questo è un mini 3 grado che vi portiamo a vedere, un più che altro un abbandono questo. Comunque si vede che qui ci transitavano. Eh sì, anche parecchio. Allora, e l'ingresso è sempre stato da questa parte. Eccoci qua. Tullio sta arrivando. Ok, già qua troviamo il primo tombino scoperchiato. Vedete, queste sono le case accanto. E questo è l'ingresso già aperto. C'è anche un citofono. È la ex grafica Sipiel. Ma andiamo. Spegni. Okay. Spegni il telefono. Eccoci qua. Qui lo spazio è stato vandalizzato, guardate, la porta rotta. Sono anche tombini scoperchiati. E qualche buon tempone si è divertito a buttare un estintore dentro una buca. La classica bottiglia di urina immancabile. Questo cancello una volta si chiudeva, si vede. Tubazioni. C'è anche il pollaio qui. Qui altre porte, altre strutture. Lo spazio non è male. No. Tra l'altro sento un profumo di fichi. Eccoli qua. E infatti sono anche buoni, possiamo questi. Fare la spesa. Sì. Va bene, dopo buoni. Ne mangeremo uno allora. Ecco, questo è uno dei primi spazi coperti al piano di sopra. Guardate che spreco comunque tutti questi spazi così. E adesso... giustamente c'è l'entrata e noi, op,
Entriamo. Ma per che cosa era utilizzato questo spazio qui? L'azienda fino al... Ho visto grafiche da fuori. Sì, l'azienda grafica. Esatto. Vedo che però c'è un sacco di rimasugli, sì. Scatole di tonno, qua hanno anche acceso un mini falò. Sì, qua si viene a mangiare, a dormire, a fare di tutto. Guardate qua, c'è anche la scatoletta di tonno. Incredibile. Asciugamani. Questa che cazzo di roba è? Polvere di gesso, se fosse altra roba sarebbero qui a custodirla. Sicuramente non la lasciamo. Un altro buco con una bottiglia. Aggiungiamo una Moretti, due Moretti, tre Moretti e una Tennent's alla nostra lista delle birre più bevute all'interno delle occupazioni. E anche un po' di graffiti che ci fanno compagnia qui. Oggi siamo senza il nostro amico Paolo Rusconi, che ha vinto il Super Enalotto, quindi non partecipa più alle attività. No, sto scherzando. Anche qui altre bottiglie d'acqua e altri graffiti. Qui c'è un bel lavandino. Sì. Bello, Dio. Adesso ve lo faccio vedere, intanto proseguiamo con le schifezze latine. Con scritto l'armeria è qui, weapon here, Auricom RF, che sarà auricolari, RF, quest'arma ti dona, c'è anche uno specchio, ciao, sai che potremmo fare, ah, anche qui la solita piaga dei ladri dell'oro rosso del rame, guardate quante matasse in giro, già spellate. E questi sono dei mostruosi cavi elettrici che chiaramente sono stati cannibalizzati. Facciamo un po' di panoramica, vi facciamo vedere anche il di sopra. Oggi stiamo lavorando con le attrezzature leggere. Sì, non è un fantasma quello che vedete nell'ombra della nostra camera, è sempre il nostro esploratore Hermes, che oggi fa da apripista, dato che sono io qui con la camerella. E andiamo avanti. Che c'è scritto? Morte, attenzione. Ma la porta è aperta, prova a vedere. Vediamo. Ah però, eccoci qua, vediamo cosa c'è, bottiglie, birre, una scala, ma vedo anche che c'è un bel bivacchino qui, guardate quanta roba, e anche qui trionfa la birra Tennent's da quanto vedo, insieme alle scatolette del tonno, dei fagioli. Certo che è uno spazio così, lasciato così, tutto pieno di vetri, chiaramente. Sì, sì, Tennent's 4-5 e una Moretti. Qua ho rotto proprio il vetro. Taglia, sì, taglia, mi sono appena tagliato, bene. Il nostro Hermes che apre un'altra porta. Vestiti, questa sarà un avanzo di una mela o un topo, non si sa. Che bella schifezza, cavi chiaramente sempre tagliati, compressore, e questa è la scala che porta su. Adesso andiamo, guardate lo spazio. Qui troviamo anche un'altra scala con una porta che mi sa che non vai nessun dove. Ah, sono i bagni. Ah, c'è anche un altro ingresso per i bagni. Sì, questi sono proprio dei bagni.
Ricordo che siamo all'interland di Milano, questa è un'ex azienda grafica. Qualcuno si faceva la doccia, vedo che ci sono ancora i siffulotti, c'è addirittura lo shampoo, bagnoschiuma. Questo è il vate, vediamo che dice. Sanzione amministrativa 27 euro, un altro cartello, interessante, non buttate la carta dentro il vate se no si rottura, bisogna stare attenti perché qui ci si taglia facilmente. Questo Auricom ha scritto dappertutto. Altra porta che porta sempre fuori di là. E qui, guardate le ragnatele. Qua, se vieni morso, fai un'evoluzione e diventi Spider-Man. Tri lavandini. Un altro bagno, però devo dire che è meno devastato il bagno di quanto mi immaginavo. Stranamente. E adesso riscendiamo. Torniamo giù. Ok. City Report!